La patata fa ingrassare ed è velenosa. Meglio non mangiarla e preferire altre fonti di carboidrati. Ma sarà vero? Bentornati su Health Me Food. Oggi ritorniamo a parlare di nuovo di alimenti e ci concentriamo sulle patate. Avevo trattato in passato in un altro video la patata dolce ed era uno dei miei primissimi video e devo dire forse in quel video parlavo un po' troppo veloce, ma se volete darci un'occhiata vi lascio il link qui sotto in descrizione. Oggi però parliamo della classica patata, tanto amata in tutto il mondo, soprattutto sotto forma di patatine fritte, devo dire, anche se cucinate in altri modi è sempre stupendamente buona. Prima di cominciare però vi volevo sempre ricordare che mi trovate su tutti i social networks. Mi trovate su Facebook, su Instagram e su Twitter e se questi contenuti vi piacciono, per favore condivideteli su questi social per farmi crescere e per portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Bene, le patate fanno parte della famiglia delle solanacee, che comprende anche altri prodotti alimentari come le melanzane, i pomodori ed i peperoni. Tutte le solanacee ne presentano una certa tossicità a causa del loro contenuto di alcuni alcaloidi tropanici, quali sono la atropina, la isociamina o la ioscina. Queste sostanze agiscono sul sistema nervoso parasimpatico. La patata di per sé è botanicamente chiamata Solanum tuberosum e fu inizialmente coltivata dagli Inca, arrivando solo qui in Europa attorno al XV secolo. I maggiori produttori mondiali di patate sono essenzialmente la Cina, la Russia, l'Ucraina e l'India. Bene, finite le curiosità. Dalla pianta noi ne mangiamo solo la parte tuberosa, cioè il fusto della pianta, quello che sta sottoterra. Infatti le foglie hanno un alto di quei contenuti composti tossici di cui accennavo prima. Questo è uno dei motivi per il quale in passato, appena arrivate in Europa, le patate venivano essenzialmente utilizzate come sole piante ornamentali e anche perché noi mangiamo solo il tubero e non il resto della pianta. Come è composta una patata? Bene, se consideriamo 100 g di patate, circa 75-80 g sono acqua, i 17 grammi e mezzo sono più o meno sono carboidrati, poi 2 g di fibre e 2 g di proteine. Una cosa molto interessante è che, a differenza di altri prodotti di origine vegetale, come ad esempio frutta e verdura, i carboidrati delle patate non sono affatto composti da zuccheri semplici, o comunque lo sono, ma in minima quantità, ma principalmente sono amido, così come lo sono i cereali. Sui 17 grammi e mezzo di carboidrati che ho accennato poco fa, circa 15 grammi sono abbondanti anche, sono amidi e solo lo 0,8 grammi sono invece zuccheri semplici. Dal punto di vista calorico, 100 grammi di patate apportano circa 77 kcal, per cui già una risposta alla domanda iniziale la possiamo dare. Le patate, a meno che non ne sia gelate, non sono un alimento molto calorico, per cui non fanno ingrassare. La pasta, per esempio, se è cruda, ha circa 300 kcal per 100 grammi. Una volta cotta, 100 g di spaghetti sono sulle 200 kcal. Parlando in termini generici, è per cui un falso che le patate, se prese solo in considerazione come calorie pure, facciano ingrassare, perché essenzialmente non sono poi così caloriche. Anche curioso sapere che se la patata non viene cotta, non viene praticamente assorbita dal nostro organismo perché l'amido che la compone passa senza essere processato all'interno del nostro sistema digerente. Ma siccome la patata cruda fa un po' schifetto ed è una mera curiosità, ve la volevo comunque dire. Andiamo oltre. Vediamo l'apporto di micronutrienti passando dalle vitamine e poi successivamente ai minerali. Vi porto qui solo quelli che hanno un quantitativo significativo per noi. Per quanto riguarda le vitamine, è evidente che la patata è un'ottima fonte di vitamine del gruppo B. In particolare la vitamina B6 è quella che è maggiormente presente, con il 23% della quantità raccomandata giornalmente, la RDA. Ma ottime fonti di vitamina B1, B3 e B5 sono anche presenti. Anche la vitamina C è presente con importanti quantità, con circa il 24% della RDA. Ovviamente la patata viene cotta prima di essere mangiata e per cui, essendo la vitamina C termorabile, una volta che questa sarà cotta ne conterrà molto meno. Però se usate metodi di cottura dolci, come ad esempio il vapore, e soprattutto se cucinate e mangiate anche la buccia della patata, la vitamina C si preserverà un pochino meglio. Per quanto riguarda i sali minerali, il fosforo ne è contenuto in quantità ragguardevoli, con 57% della RDA giornaliera, mentre potassio, manganese, magnesio e ferro sono presenti in ottime quantità. Una cosa che volevo aggiungere è che, come ho detto all'inizio, vi sto dando i valori che sono riferiti ovviamente a 100 grammi, quelli classici, ma una patata media pesa più o meno 200 grammi,
Per cui capite bene che con una patata intera fate incetta di vitamine e sali minerali con un ridottissimo contenuto calorico, e questo soprattutto in alcune tipologie di diete che tendono a far perdere peso è importantissimo. Il consiglio è di mangiare sempre la buccia, che è fonte di fibra alimentare, per cui anche di quel poco zucchero contenuto viene tranquillamente bloccato nella sua possibilità di causare dei picchi glicemici proprio a causa della maggiore fibra alimentare apportata. Per cui chi si preoccupasse comunque dell'indice glicemico della patata, vi posso assicurare che non ha senso farlo. In primis perché il carico glicemico è invece molto moderato rispetto all'indice glicemico. Poi perché in ogni caso concentrarsi sempre solo su un singolo parametro a livello alimentare è inutile e secondo me è anche insensato. La patata è usata molte volte come contorno, ma essendo una fonte importante di carboidrati è, secondo me, a tutti gli effetti un alimento da utilizzare sempre tranquillamente come pasto principale, se ovviamente opportunamente accompagnato. Un esempio che è molto buono è la jacket potato, classica inglese, patate cotte al forno intere con tutta la buccia, che una volta che sono totalmente cotte vengono aperte a metà e condite a piacere. C'è chi usa solo burro e sale, c'è chi lo condisce con tonno e mais, chi magari con del formaggio sciolto, cheddar o altre tipologie, emmental, e chi addirittura, come qui il sottoscritto, ne è un fan sfegatato con del chili con carne, perché si apportano anche dei legumi e la carne che completano un profilo aminoacidico del pasto, andando a fornire tutti gli aminoacidi essenziali e anche quelli non essenziali in un unico piatto. La patata con tutta la buccia sempre, perché? Perché la maggior parte dei nutrienti che vi ho anticipato prima sono presenti nella buccia, e anche perché l'acido clorogenico, e se avete guardato il video sul caffè capite di cosa parlo, a cui mi riferisco, è presente nella buccia assieme ad altri antiossidanti e fitocomposti che svolgono un'azione protettiva per le malattie del sistema digerente. Un piccolo consiglio, che magari sapete già, ma è sempre meglio ed importante ribadire: le patate germogliate non sono da mangiare assolutamente, perché quando germogliano i composti tossici come la solanina, tutti quei altri composti che dicevo all'inizio, aumentano la loro concentrazione proprio quando la patata è germogliata troppo. Ultima cosa, se avete voglia di fare le patatine fritte, che piacciono a tutti e anche a me, mi raccomando, sempre friggere con tutta la buccia, non più di una volta a settimana, e opportunamente accompagnate sempre con una bella insalatona, e cuocere sempre in abbondante olio bollente per evitare di creare composti tossici dovuti al raggiungimento del punto di fumo da parte dell'olio di cottura, per cui anche la scelta dell'olio è importantissima. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, mandatemi un'email ad info@healthmefood.com oppure lasciatemi un commento qui sotto se volete dei chiarimenti su questo argomento o se avete altre tipologie di domande. Seguite anche solo i miei audio podcast di questi contenuti che trovate su iTunes, su Spreaker e su Spotify. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun contenuto successivo. Visitate anche il mio sito internet che come sempre è www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi vi lascio andare, è finita. Ma mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi, che come sempre è eat well, live well and smile, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!